amici e amiche di Paluani Life, sono Federica Zanotto e sono una downhiller. Fare downhill vuol dire andare in discesa su percorsi specifici con questo tipo di mountain bike. Questi percorsi si possono trovare anche all'interno dei bike park, possono avere varie lunghezze, vari dislivelli e vari gradi di difficoltà tecnica, che possono essere salti in velocità o anche quasi da fermi, dove è indispensabile non impuntarsi con la bicicletta, ma superare invece un doppio, oppure anche attraversare rocce, radici, soprattutto se il percorso è molto ripido. La mountain bike da downhill ha delle geometrie che permettono di avere un angolo sterzo molto aperto e al corridore di restare centrali sulla bicicletta anche nei punti più ripidi del percorso. La caratteristica principale di questo mezzo sono le sospensioni. Sia quella anteriore che quella posteriore hanno un'escursione di 200 mm. Questo movimento permette a noi corridori di percorrere anche ad alte velocità dei sentieri molto sconnessi. La sella deve restare bassa, questo fa sì che l'atleta possa muoversi sulla bicicletta molto più comodamente. Altra cosa molto importante è la monocorona con un tendicatena. Questo serve a fare in modo che la catena resti sempre al suo posto e non vada mai giù. Il manubrio è un manubrio Rise e molto largo. L'attacco manubrio invece deve essere molto corto. È indispensabile indossare per la propria sicurezza le seguenti protezioni: un casco integrale molto leggero, specifico per la mountain bike, una pettorina con paragomiti, con le protezioni anche per le spalle e con il paraschiena. Anche le gambe devono essere protette, pertanto vi consiglio delle ginocchiere comprensive anche di parastinchi in modo da evitare spiacevoli inconvenienti. Agli occhi di chi non lo conosce, questo sport può sembrare davvero pericoloso, ma in realtà, se praticato per gradi e con le giuste protezioni, diventa davvero appassionante. Buon divertimento a tutti! Ciao!